Adesso nel sistema rotante è rimasto soltanto un fisico e tiene fermo rispetto a lui il disco, in realtà non, visto da fuori il disco chiaramente ruota, ma rispetto al fisico il disco è trattenuto fermo e per farlo il fisico deve tenere il disco esercitando una forza. Lo capiamo dal fatto che l'elastico è allungato, quindi vuol dire che il disco non rimarrebbe fermo rispetto all'osservatore, quindi a questo fisico qua, se lui non esercitasse una forza. Quindi lui deve esercitare una forza. Lo vediamo meglio dalla ripresa interna, cioè dall'interno del sistema rotante, si vede che deve esercitare una forza perché l'elastico si è allungato. Questo non accadrebbe in un sistema di riferimento inerziale, il disco rimarrebbe fermo per conto suo, non ci sarebbe bisogno di fare una forza per tenerlo fermo. Evidentemente questo sistema non è inerziale, altrimenti il disco rimarrebbe fermo da solo, senza bisogno di una forza che gli viene fatta attraverso l'elastico. Adesso il fisico lascia andare l'elastico, toglie la penna e il disco prosegue in linea retta e va verso il bordo del tavolino. Rivediamo, il fatto che il disco vada in linea retta è normale, una volta tolta la forza che lo trattiene è il principio di inerzia, va in linea retta contro il bordo del tavolino. Però vediamo come si vede da dentro del sistema rotante, quando viene lasciato il disco si allontana e fa una curva. Lo rivediamo, il disco non va in linea retta all'interno del sistema rotante, ma si allontana dallo sperimentatore e fa una curva. Quindi di nuovo all'interno del laboratorio rotante non vale il principio di inerzia, perché non va dritto. Anzi, vedremo nel prossimo video che il fatto che si allontana è causato da una delle due forze apparenti, la forza centrifuga, si allontana dallo sperimentatore. Invece il fatto che il disco curva, sempre nel sistema non inerziale, è conseguenza dell'altra forza apparente, la forza di Coriolis. Quindi precisamente vedremo che la forza centrifuga fa allontanare il disco e la forza di Coriolis lo fa curvare.